42. Oh, stiamo andando da Alice a Troisi, siamo in macchina e adesso improvviserò un pochino perché sono molto curiosa di vedere il suo studio e quindi faremo un po' questa conversazione nel suo mondo tra oggettini, perché è uno studio un sacco particolare. Adesso arriviamo. Ciao, scusa il ritardo, traffico, nessun problema. Ciao. Eccoli qua, nello studio, esatto, dello scrittore. È questo? Esatto, sì, questo qui è il posto nel quale, sì, quello è il pupazzetto di uno degli ultimi acquisti, che è il senza volto di Miyazaki. Sì. E questo, insomma, è lo studio che ho da un anno e mezzo. Come hai progettato questo studio, che tra l'altro adesso lo faremo vedere a tutti quanti, perché è veramente incredibile, cioè mi trasferirò a casa di Licia Troisi, probabilmente sapevatelo. Allora, la prima cosa che ho pensato è stata questa qua. Questa qui è uno dei pochi pezzi che ho scritto nella mia vita che riesco a rileggere senza pensare di voler cambiare tutto, che è uno spoiler però perché la morte di Ido. E volevo, siccome sapevo che questa stanza sarebbe stata il mio studio, volevo avere qualcosa di scritto sulla parete. All'inizio avevo pensato di metterci un pezzo del nome della rosa, che è il mio libro preferito. Poi però ho pensato, vabbè, dai, mettiamoci una cosa tua, così non violi il copyright di nessuno, e quindi ho messo questa cosa qui. E questa è stata la prima cosa che ho pensato. Poi la seconda che è arrivata è stata questa qua. Questa è una libreria che è stata fatta da Elia Rosa, che è questo ragazzo qua, che è lui e la sua ragazza Erika Andreosi hanno fatto il corto sulle cronache del mondo emerso, che dura 45 minuti, e lui ha fatto questa libreria che è Nian nella sua interpretazione. E quindi una delle prime cose che è arrivata è stata questa, e poi piano piano ho cominciato a mettere quelle che erano le collezioni che c'avevo anche a casa vecchia, quindi non lo so, un po' di action figures, di draghi, cose che mi hanno fatto i fan, ad esempio queste qui sono tutte quante cose che mi hanno fatto i fan. Altro, questa è tutta dedicata ai tuoi libri? Sì, questo ho deciso di metterci soltanto i miei libri, o comunque cose connesse ai miei libri, poi ci sono anche le smemorande sulle quali ho scritto qualcosa. Quindi sì, questa è l'idea di Massimo, è dedicata soltanto a quello. Poi vabbè, ci sono i libri alle altre parti, i libri sulla scrivania. Io parto subito da questi, le cronache. Come è nato tutto questo mondo? Io so che fin da bambina tu scrivevi, flussi di coscienza e via. Sì, allora io all'epoca mi raccontavo delle storie prima di andare a letto per cercare di conciliarmi il sonno, perché non ero stanca a sufficienza, non come adesso che ci metto un minuto netto per addormentare. E una di queste no, io lo facevo da sempre, mi inventavo delle storie che poi notte dopo notte andavo arricchendo, però non avevo mai trovato un personaggio che mi convincesse a sedermi alla scrivania e scrivere. E in quel periodo con mio marito abbiamo cominciato a leggere fantasy, perché lo conoscevamo prima il fantasy più che altro solo da fumetti e videogiochi. Abbiamo cominciato a leggerci la Bradley, la Rowling, Tolkien, quindi vivevo un po' in quell'atmosfera lì, e mi è venuto in mente il personaggio di Nial. Quindi notte dopo notte sono andata a scrivermi la sua storia in testa, e non lo so, mi sono sentita abbastanza sicura, perché non soltanto io conoscevo la storia dei personaggi, ma controllavo anche il mondo. Quindi non pensavo che poi ci sarebbe stato qualcuno che sapesse più di me, che mi fregava perché non sapevo abbastanza le cose di cui parlava. Questa idea stupida che c'era in testa quando cominciavo. Però è geniale in realtà, perché una delle cose che più ti può bloccare è proprio quando devi analizzare un periodo storico reale, esatto. E poi ti trovi, anche perché c'è sempre qualcuno che deve sintonizzare. Sì, no, ma infatti è quello il fatto che poi sicuramente, in realtà anche nei mondi inventati ci sono miliardi di trappole, infatti. Però quando cominci tu non ci pensi, no, che il problema è la coerenza interna, certe cose che sono plausibili non sono plausibili, però lì per lì non ci pensi, ti senti sicuro perché stai a casa tua e vai, così ho fatto. E quindi poi ho cominciato a scrivere, in un anno e mezzo ho fatto tutte le cronache. E il pubblicare, che probabilmente è l'ostacolo, cioè come ti sei sentita quando... cioè, come ti è venuto più che altro di mandare, di provare della serie, anche se è un po' la valla spacca?
Quindi. Sì, in realtà l'ho fatto perché volevo dare una conclusione a questa cosa del scrivere un libro che avevo fatto, che era stata un'esperienza molto importante per me, perché non si riduceva soltanto al momento in cui io effettivamente la sera principalmente scrivevo, ma c'era una parte di me che viveva sempre nel mondo emerso. Quindi, siccome era stata un'esperienza molto importante, per concludere ho pensato la mando per vedere se qualcuno gli interessa. E la mandai alla Mondadori, a una piccola casa editrice romana che era pure a pagamento, quindi proprio. Io non sapevo nemmeno Classico. la differenza. E la piccola casa editrice aveva indetto questo concorso, si sono presi 25 € di iscrizione, chi si è visto si è Sì, sì, visto, sì. e invece la Mondadori poi mi ha chiamata. Io l'avevo mandato a marzo, loro mi hanno chiamato a luglio, dicendomi che avevano letto e erano interessati alla pubblicazione. Il bello è che, cioè, non dico che io me l'ero dimenticata questa cosa che avevo mandato il libro, Però, ma ci avevo proprio perso le speranze, cioè, infatti è stata una certo, tra botta marzo e luglio, quando, immagino quando come ti sei Sandrone Tansieri mi sentita. ha chiamato, è stato veramente, non ci potevo credere. Infatti, 5 minuti dopo il momento di esultanza ho cominciato a pensare, no, ma sarà uno scherzo, sarà una truffa, non è vero, per qualche altra ragione che io non riesco a immaginare, ma non è vero comunque. E questa sensazione di realtà è andata avanti per tantissimo tempo, ogni tanto ancora mi piglia, devo dire. Quindi è tutto un sogno, un Eh trip. sì, probabilmente è E tutto un mio trip mentale, invece tutto il percorso che hai fatto dopo, tutti gli altri libri, poi anche l'altra trilogia delle cronache. sì. Ma le cose sono cominciate ad andare bene più o meno da subito, perché si è capito subito che Niall della Terra del Vento stava andando bene, quindi è stato tutto molto naturale. Io non, continuavo a scrivere per i fatti miei anche mentre facevo l'editing delle cronache perché avevo ancora voglia, quindi avevo continuato a scrivere. Ho fatto una cosa che però era nata come un prequel delle cronache, che era ambientato all'epoca di Nam, quindi pure parecchi secoli prima, che poi sono diventate le guerre del mondo Le emerso. Però subito la casa editrice mi ha fatto capire che loro erano guerre interessati a che io interessati. continuassi, e quindi per me è stato più o meno naturale continuare a farlo. Senti, io nel tuo magico mondo vedo un sacco di riferimenti anche cinematografici e seriali. C'è l'uovo di Daenerys che è meraviglioso Sì, lì. quello l'ho preso a Lucca, è una delle ultime cose che sono arrivate in questa stanza. Sì, io ho letto soltanto il primo libro del Trono di Spade, però ho visto vedendo tutta quanta la serie. Diciamo, non è proprio non sono quella proprio flashata con il Trono di Spade, però sono flashata con i draghi. E quindi l'uovo di Vabbè, Drago proprio certo, non poteva assolutamente ovvio. mancare. Cioè, io appena l'ho visto in vetrina ho detto no, cioè non mi portano Mio. nient'altro a Roma da Lucca, ma almeno questo me lo devo portare. E c'è qualche riferimento cinematografico, seriale, alla quale ti sei ispirata o che magari tuttora adesso ti ispiri? Allora, dunque, in realtà Game of Thrones un pochino secondo me mi ha ispirato mentre scrivevo la saga del Dominio. Il nuovo libro. Sì, più che altro dal punto di vista visivo, perché quello mi attira maggiormente Game of Certo. Thrones. Mi piace soprattutto proprio vederlo. E soprattutto le immagini girate nel nord le ho trovate di grande forza evocativa, e quindi probabilmente un pochino nella parte più, diciamo, che si svolge a nord nella neve, dal punto di vista visivo ho influenzato da questo, anche se poi Senno di Poi, che però non è possibile, mi sono ispirata, mi rendo conto che richiama tantissimo il film, e quando ho scritto il libro non l'avevo visto, cioè Crimson Peak, dove pure Ah. c'è quest'idea fortissima del bianco e del rosso Sì, che sì, sì, ritornano sì, sì. continuamente, che io avevo tantissimo in testa mentre scrivevo il Dominio. Però, boh, è un Certo. legame così con Guillermo del Toro, che è uno dei miei registi preferiti. E poi, quello che sto scrivendo adesso, sto scrivendo il terzo di Pandora, c'è un vago riferimento a Viking, che è la serie per la quale invece sono veramente fissatissima in questo periodo e mi piace tantissimo. E vediamo un po'. Ah, sì, beh, nella saga del Dominio c'è un forte debito nei confronti da Vinci Demons, che ce la Ah, saremmo vista in quattro, però a ok. me piaceva da Io sto impazzire. facendo adesso il super Eh recuperone su sì, a me Netflix. piaceva da morire, soprattutto la prima stagione, secondo me nel suo genere era perfetta, poi cala un pochino la seconda e la terza, ora è comunque molto gradevole. E quindi ci sono delle, ad esempio il personaggio di Acrab, io un po' ce l'avevo Leonardo da Vinci Demons mentre lo creavo. Facciamo un giro così possiamo esplorare un pochino. Nel frattempo continuo a chiederti sulla Sì. serialità, ma le cronache del mondo emerso, no? Al Sì. cinema, visto che adesso se ne parla tantissimo, o in televisione. Io spero sempre che Netflix dia un po' più la possibilità agli italiani di tirare fuori qualcosina.
Allora, i diritti erano stati venduti per le cronache del mondo emerso alla Colorado Film, però non si è mai riuscito a fare niente di concreto. A un certo punto c'era un vago interesse anche sulla ragazza Drago, però anche quello poi non è concretizzato, anche perché l'opzione era scaduta, quindi non è che l'avevano solo comprata, l'avevano solo fermata per un certo periodo di tempo. A un certo punto c'è stata una cosa più concreta che è stato la possibilità di fare una serie televisiva originale, però l'avevano chiesto a me a Sandro Mendazieri, che è un altro scritto, lui tra l'altro scrive serie televisive, per dire, ha scritto Squadra Antimafia, oltre ad essere uno scrittore di thriller noir, e la persona che insomma mi ha scoperto e con la quale lavoro di più. E avevamo fatto tutto praticamente perché avevamo fatto quella che si chiama Bibbia, no? Quindi Sì, tutta la assolutamente, descrizione del mondo, personaggi, anche tutti gli episodi, era tutto fatto, al produttore sembrava pure piacere, ci ha detto sì, molto bello, e poi è tanto. scomparso, e quindi questa cosa non è mai giunta a Quindi compimento. pure le cronache, niente, non c'è stato No, l'inizio di no. lavoro. No, allora sì, a un certo punto avevano fatto un trattamento in inglese, del quale io ricordo solo che non mi piaceva, ma proprio per niente, per Ah, il niente. classico del nostro di Frankenstein, insomma. Cioè, sì, non, cioè, allora io non è che sono una fondamentalista dell'adattamento, cioè secondo me se passi di medium ci devi mettere un valore aggiunto, quindi è giusto che tu non sia completamente fedele Certo. a tutti gli aspetti. Però Madò a qualcosa sì, e lì secondo me erano andati a toccare veramente, cioè se non sbaglio c'era proprio il personaggio di Dido che era completamente stravolto, una cosa Che poi è completamente uno dei diversa da quello che ci personaggi metteva a più stare. belli, tra l'altro, Poi io ci tenevo vero? molto, cioè quindi va bene cambiare, però boh, non esageriamo. Ma c'è un personaggio tra tutti i tuoi mondi al quale sei particolarmente affezionata? Ido. Ido. Ido, però allora, beh, ovviamente anche Nial perché è stato il mio primo personaggio, però diciamo quello a cui sono veramente più affezionata in assoluto è Ido. E un personaggio nel quale ti sei rivista di più, nel quale hai inserito un pochino più di te stessa? Sofia, quello più autobiografico in assoluto perché lei ha tutte le incertezze e le insicurezze che ho io, tipo ad esempio lei ha paura delle altezze che io quello e ha paura di volare, che io sono terrorizzata dall'idea di volare, tant'è vero che mi sono conservata il bigliettino, cioè il coso quando mi hanno messo sulla valigia, il mio unico volo intercontinentale quando sono andata agli Emirati. Allora, siccome è stata un'esperienza di vita per me, sono stata capace di arrivare senza morire dopo 6 ore di volo, allora ho deciso di conservarmelo perché è stata una cosa importante. Quindi hai paura di Sì, volare, vero? sì. Cioè volo però con grande disagio, quando posso prendo il Io treno per che mi esempio ho piace il terrore tanto. delle navi, l'altro Ah! giorno ne stavamo parlando tra amici, ho il terrore assoluto delle navi, No, a me piacciono ma la crociera è le bellissima, io cioè, sarà un po' il panico da Titanic, non lo so, io ho proprio il panico assoluto per No, io il le posto dove veramente mi sento insicura è solo l'aereo, che poi è quello più sicuro in assoluto, però per dire sulla nave, sul treno, non ho mai avuto assolutamente problemi, sul treno soprattutto mi sento navi. Vabbè, sempre il treno benissimo. assolutamente, Però poi immagino quanti libri hai scritto sul treno, cioè io... libri sani no, però capitoli tantissimi. Tutti i miei libri hanno almeno un capitolo scritto sul treno perché mi muovo tanto, magari in questo periodo un pochino di meno perché da quando c'è mia figlia mi sposto di meno rispetto a prima, però quando ero più giovane fino più o meno al 2000 Eh sì, 2007-2008 stavo veramente sempre in giro. Visto che siamo nel tuo studio, c'è un metodo, il tuo mood per poter lavorare assolutamente? Allora, preferisco cercare di essere sola, proprio sola dentro casa. Di sicuro solo nello studio, cioè quando lavoro, chiudo, per dire se c'è mia figlia o scrivo articoli o correggo cose che posso fare con un livello di concentrazione inferiore rispetto a quello che mi serve quando scrivo. E poi per il resto mi devo distrarre tantissimo, brutta questa cosa, però è proprio come funziona il mio cervello, perché anche quando facevo ricerca era la stessa cosa, cioè ogni mezz'ora 5 minuti di decompressione controllando tipo Facebook o controllando Twitter, però sono proprio 5 minuti, capite? Sì, Poi, sì, sì. che in genere faccio quando improvvisamente non mi viene qualcosa, mi rendo conto che non mi sta tornando qualcosa, e siccome quando mi capitava quando facevo ricerca per forza devo staccare, perché quando ti applica un problema del genere, se cominci a rifletterci troppo, poi perdi il quadro d'insieme e quindi non trovi più la soluzione. Quindi o stacchi o vai a parlare con qualcuno e tipicamente questo qualcuno, siccome c'è la mente fresca, vede subito l'approccio giusto. E questa cosa mi è rimasta anche quando scrivo, perché ogni mezz'ora, ta, un momento, ritorno.
E mi faccio il tè durante l'inverno, infatti ho tutti gli attrezzini per fare il tè, perché soffro tantissimo il freddo, mi piace il tè e mi riscalda tanto, e i miei amici lo sanno, quindi c'ho tè che vengono un po' a tutto il Il mondo, che mondo, ha i gusti più assurdi. Ad fantastico. esempio, una mia amica mi ha regalato questo tè al lici che io adoro, perché io adoro i lici, e quindi c'è questo tè meraviglioso. E poi basta, in realtà non c'ho molte altre rituali. Tra l'altro io lì vedo un po' di attestati, Ah, perché in sì. realtà c'è Licia scrittrice, ma c'è anche Licia, professoressa. Allora, sì, questo qua è il dottorato di ricerca che me lo sono appeso perché ce n'è voluto, cioè io ero anche incinta quando ho fatto il primo e secondo anno di dottorato, e quindi insomma è stata abbastanza un'avventura. Poi io non l'ho preso subito, cioè non ho vinto il concorso subito dopo la laurea, subito dopo la laurea c'ho avuto un momento di crisi in cui ho fatto un altro per un anno, altro per un anno, poi sono tornato, ho lavorato per un paio d'anni e poi ho deciso di prendere il dottorato, quindi è stata una roba. E vicino ci sta l'immancabile biglietto al concerto di Muse. E questa invece è una cosa locale, perché qui, noi siamo alle pendici del Tuscolo praticamente, e sul Tuscolo ci sta un'area archeologica dove sono andata e mi è piaciuta tanto, e dove è ambientato anche un pezzo di Pandora 2. E quindi. E invece questo qui, questa è la cittadinanza ordinaria, cittadinanza, come si dice, onoraria che mi hanno dato al paese di mia madre. Allora io da ragazzina avevo dei problemi ovviamente col paese come tutti quanti, mi annoio, non so che fare, bla Classico, bla bla, sì. adesso lo amo, lo adoro, ci vorrei tornare più spesso ma non ci riesco, quindi insomma sono le mie radici e sono veramente tanto contenta che vi abbiamo dato questa onorificenza. E invece parlando un po' della tua vita come accademica, come professoressa, tutto il lavoro che poi tu fai anche all'università. Ma io oramai non faccio praticamente più niente, devo dire la verità, perché lo faccio saltuariamente, ma in realtà è più o meno un anno e mezzo che sto ferma, perché è diventata una cosa molto impegnativa la scrittura e quindi non mi lascia poi più tantissimo tempo per fare altre cose, perché tra interviste, articoli, scrittura, andare in giro, insomma non ho tantissimo tempo. Poi l'astronomia è una cosa alla quale devi dedicarti veramente Immagino. completamente. E quindi adesso non lo faccio più. Sostanzialmente ho finito, diciamo, l'ultima cosa seria che ho fatto è stata nel 2014, sono andata a un congresso e ho presentato un lavoro, se no, diciamo, ho smesso di farlo come lavoro a tempo pieno al 2012, preso il dottorato, ho smesso di andare all'università tutti i giorni per 8 ore al giorno. Però rimane qualcosa di molto importante per me. Infatti ho fatto il libro di divulgazione anche per questa ragione, perché mi sembra un buon modo, insomma, per continuare a parlare di stelle mettendo Certo. insieme le due cose. E all'interno dei tuoi libri hai mai pensato di creare un mondo interamente fatto sui principi dell'astrologia? Sai, io penso un po' a guida Ah, galattica però da sì. Ah, soffisti. no, devo dire la verità, la fantascienza la leggo, mi piace, però non mi sento, come autrice non mi sento molto portata per quel Dei mondo lì. libri noto che è più il Sì, no, ma fantasy allora, che questa però predomina è una parte assoluta. particolare della libreria, cioè questa è quella in cui ci stanno le edizioni straniere dei miei libri. Ah, Esatto, perché in fantastico. realtà poi i libri stanno tutti quanti là sotto e lì c'è un po' di tutto. È vero che, ad esempio, qua c'è come si dice, lo scaffalino Jonathan Stroud, che è il mio autore fantasy preferito. Io Preferito. veramente lo adoro, quindi c'è uno scaffalino tutto per lui, che io ho fatto anche vedere su Twitter. Io sono tanto contenta perché se lui mi segue su Twitter io non ci posso credere. Però insomma c'è un pochino di tutto, principalmente fantasy, perché ho deciso che dentro questa libreria ci devono stare le cose che anche mi servono proprio, che riguardano il mio lavoro. Quindi c'è tanto fantasy, però ci ho messo anche tanti libri che semplicemente amo o sono legati a qualcosa di particolare, insomma, nella mia vita. Cioè, per dire, ci sta Alberto Angela con Pompei, che è un libro che ho adorato tantissimo. Poi ci sono tanti fumetti anche. Per i fumetti c'è qualcosa che leggi in particolare, un autore che ti piace in particolar modo, a parte la passione per Ortolani Sì, che allora, mettiamo anche. da parte Zero Calcare, Ortolani. Allora, una fonte di ispirazione molto forte per me è stato Berserk. C'è stato un periodo in cui ho letto un po' tutti quanti i capisaldi del manga, anche cose più recenti, tipo Naruto, ad esempio. Alita pure è stato fondamentale. Ero appassionatissima quando ero ragazzina di PK, che è la reinterpretazione supereroistica di Paperinik, che secondo me è una cosa assolutamente meravigliosa, e anche quello è stata una fonte di ispirazione.
Adesso devo dire che quei fumetti sono un pochino meno, li seguo un pochino di meno. Mi sono molto appassionata a quest'ultima serie di Orfani di Recchioni, con la Sì. storia di Juric, credo si pronunci. Ho letto il primo numero che mi è sembrato molto molto bello e adesso tra un paio d'ore mi leggo il secondo che mi ha detto mio marito è bellissimo, io mi fido di lui, quindi lo aspetto con grande ansia. E in linea di massima, diciamo, adesso queste sono le cose che leggo. Quindi, Sì, insomma. avevo visto Zero Calcare, Sì, altra poi lì. persona di cui sono abbastanza fanboy, sì. Il buio in sala che è Ah, vabbè. fantastico. Sì, io sono fanboy pure delle ortolane. Io sono fanboy di un sacco di fangirl, anzi, si Fangirl. dice, esatto. Sì, no, io leggevo l'altro giorno, ieri proprio, ho visto questa intervista di questa persona che fa dei circoli di lettura. E lei diceva questa cosa: per me il lettore ideale è il lettore giovane, perché riesce ad aderire alla lettura con una passione che secondo me gli adulti non hanno. E io sono perfettamente d'accordo con questa cosa, lo dico spesso, che la cosa più bella è scrivere per ragazzi e avere questo pubblico estremamente appassionato, cioè tu ti rendi conto veramente come una storia può fare, anche se per poco la differenza nella loro vita, riesce a toccare veramente profondamente. Assolutamente. Però mi sono resa conto che questo è anche il modo con cui io continuo a leggere, cioè io dentro di me, nella lettura, nella fruizione di fumetti, film, cose, continuo ad avere questa adesione veramente viscerale. No, non mi fisso con una cosa, accentro dentro completamente. Per dire, quando ho scoperto Sherlock, io sono rimasta veramente, la serie Ma ti televisiva, capisco, sì. folgorata, cioè non E pensi pensavo solo in quel ad altro. modo. E mi rendo conto di una cosa che facevo anche quando ero ragazzina, perché evidentemente io ci vivo proprio in È un quell'immaginario lì. modo per scappare, in realtà ti costruisci il tuo mondo Sì, ma praticamente. neanche, perché poi queste cose che leggo mi piacciono molto, mi fanno venire voglia di scrivere. Mi ricordo che ero divorata dalla voglia di scrivere quando vedevo Sherlock, perché è una Capisco. cosa così meravigliosa, così fatta bene, che mi appassionava così tanto, mi faceva venire voglia di scrivere. Questa è una cosa che ha detto recentemente in un'intervista, se non sbaglio, Leo Ortolani, parlando di The Walking Rat. E diceva, io avevo visto The Walking Dead, che mi piace, cioè, no, il fumetto, lui diceva, lo amo molto, e quindi fa venire quell'invidia buona. Ed è proprio questa sensazione che sento io quando leggo qualcosa che, o vedo, perché poi per me le fonti di ispirazione sono tutte, può essere il libro, la canzone, il Certo, fumetto, il assolutamente. film, cioè in qualche modo per me lo storytelling è una cosa unica, che poi trova vari medium attraverso i quali, media, attraverso i quali interpreti, e poi mi beccano che sbaglio citazioni in latino dopo che ho fatto il classico, è brutto, sto Dai, ti dimenticando le capisco. declinazioni. E quindi, appunto, ogni volta che leggo qualcosa o vedo qualcosa che veramente mi tocca profondamente, poi mi viene voglia di scrivere qualcosa che magari poi non c'entra manco Sì, niente, no, è la suggestione del eh? momento, Esatto, praticamente. sì. È una cosa che capita spessissimo anche a me, quindi. Sì. Poi soprattutto io sono molto fissata con il romanzo gotico Ah. e le ambientazioni più dark e immediatamente parto per la tangente e faccio cose. Che però io, per esempio, non ho mai avuto questo coraggio di. Un conto il giornalismo e la critica Sì. cinematografica, però non ho mai avuto il coraggio veramente di presentarmi a un editore. Sai, questo l'ho scritto io, poi a sempre sono più timidina io sotto questo punto di Sì, no, vista. ma io questa cosa la capisco. Cioè, ripeto, prima non è che pensavo di fare la scrittrice Trice. di lavoro. Nonostante avessi scritto tutta la mia vita, la scrittura è una cosa importante. Io ho cominciato a scrivere a 7 anni, a inventarmi storie pure prima. Quindi è proprio una cosa, diciamo, del mio carattere e della mia personalità. Però non pensavo di farlo, perché pensavo, appunto, ma chi gliene può fregare delle cose che scrivo io? Ogni anno escono, se non sbaglio, 55.000 nuovi titoli, ma sai Sì, quanto gliene può fregare la gente di infatti. quello che dico io? Invece non sempre è così. Poi alla fine io invece ho scoperto che qualcuno gliene fregava qualcosa delle cose Qui che bisogna provare, insomma, i scrivo io. giovani autori Sì. dovrebbero comunque Sì, tentare. magari non farla diventare un'ossessione, perché No, quello vedo tanta gente che che si veramente è chiude. ossessionata dall'idea di voler pubblicare, e secondo me questo poi fa passare in secondo piano il piacere del racconto, che invece è Esatto. assolutamente fondamentale anche per riuscire ad Sì, essere pubblicati. assolutamente. Però provarci sì, perché no? Perché uno non è mai bravo giudice di se stesso, secondo me. E anzi, proprio quando tu ti sottovaluti, pensi che hai scritto monnezza che non interesserà mai a nessuno, ma monnezza che tu sentivi profondamente, no? Che quando hai scritto ti ha dato anche qualcosa, secondo me è il momento in cui invece è il caso di mandare l'opera a qualcuno. Senti questa spada che io è da prima che Ah, la sto sì. osservando. Allora, questa è la riproduzione della spada di Nial fatta da un cosplayer che faceva il cosplay di Sanna. Tra l'altro è. Ah, ok. Sì, io adesso non la sollevo perché No, essendoci avendo il lattice sopra è tranquilla, tranquilla. mezza Sì, incollata sì, sì, oramai. sì, sì.
cioè no, il lattice, insomma, quella roba ci metto sopra. E lui venne, questo ragazzo venne a farmi vedere il cosplay a Lucca e io gli dissi che la spada era bellissima e lui mi disse la vuoi te la regalo. Oh, e io cappero, sì. E quindi, e allora, precedentemente a casa vecchia, dove abitavo prima a Roma, stava nella libreria, un po' buttata in un angolo, qua invece ho deciso di metterla qua perché è meravigliosa. E a me piace veramente. A parte a me piacciono le spade, solo che da quando Irene non posso mettere in giro le spade che ho, cioè, perché ho paura che Irene ci ammazza con la spada o si fa male lei. E quindi almeno questa non fa male a nessuno e la posso tenere qua. Senti, draghi, io vedo draghi ovunque, ce ne sono qui, cioè sì, ce ne purtroppo sono tutti quanti un po' messi male perché si sono un po' smulleggiati durante il trasloco. Ma... quindi sono tutti poverini un po' acciaccatelli, però ah, questo è quello mio preferito. Mi piace proprio questo. Come mai storia, voglio sapere tutta questa questo amore per i draghi che poi condivido assolutamente. Allora, non lo so, cioè io ho questa passione per i draghi, secondo me è una cosa dell'infanzia, perché il mio primo giocattolo, qua non c'è perché l'avevo dato a Irene, era un pupazzo con fiabe, faceva pippi quando lo premevi, di Elliot il drago invisibile. Ah, il primissimo, esatto, non quello che hanno fatto nuovo. Esatto, pure io, la stessa reazione. Esatto. E quindi secondo me è cominciata così. Poi mi ricordo che da bambina vedevo quel cartone animato Grisù, il draghetto che voleva fare il pompiere. Ah, ok. E anche quello non ricordo tanto. Quindi secondo me queste cose in qualche modo. E non lo so, mi piace come figura maestosa perché rappresenta la forza della natura, secondo me. Poi a me non piace volare, però lui vola. Infatti questa è una cosa. È un Ma allora io sono strana, particolarissimo. Cioè, perché non mi piace volare, però ho fatto parapendio. Ah, che allora, a me proprio l'aereo, cioè a me l'aereo che proprio mi mette l'ansia, cioè andare in giro invece appiccicata al paracadute mi fa meno ansia che e devo dire che tra l'altro il parapendio l'ho preso quasi come lavoro, perché quella l'unica volta che l'ho fatto mi è stato utile per poi raccontare tutti i miei personaggi che volano, vanno. Sì, infatti, perché c'è quella grandissima sensazione, sì, quando leggi anche di Nihal il suo primo volo. Sì. Che è molto particolare, cioè insomma in parte si vede che in qualche modo l'hai vissuta sulla tua pelle. Sì, non... sì. E questo qui mi piace tanto, no? Perché è maestoso, quindi, cioè, sì, è un è piccolo, piccolo, piccolo qua sopra, poi c'è la torre distrutta sotto, sì, questi mi sembrano delle prese anche o a Lucca o a Roma quando ancora c'era, io andavo all'Expo Cartoon tanti anni fa. Questo invece è uno dei miei videogiochi preferiti, che è il Big Daddy di Bioshock. Meraviglioso, ho letto anche il libro, devo dire che il libro tratto al videogioco. Quindi sei anche una giocatrice, insomma. Allora, qualcosa. Non è che ho giocato tantissimo nella mia vita, un pochino sì. Mi ricordo da ragazzina giocavo il primo Prince of Persia. Ah, quello che okay, secondo computer. Me sì, ma poi come fluidità del movimento è ancora ineguagliato l'omino di Prince of Persia. Poi sì, ho giocato un po' di cose, appunto Bioshock, Tifa, che è stata una serie che ho seguito abbastanza, perché mi sembra che li giocati tutti e tre. E il terzo è stato fonte di ispirazione per le guerre del mondo immerso. Sì, però mo è tantissimo tempo, non gioco più niente, perché c'ha ragione Ammaniti, mi sembra che l'abbia detto. Che è mutuamente esclusiva la lettura e il videogioco, cioè o fai uno o fai l'altro, puoi fare tutto e due insieme. Quindi io devo prendermi il momento in cui non lavoro e allora, se non sbaglio, infatti il momento in cui gioco in genere è durante le vacanze di Natale, perché mi riposo, c'ho tempo e faccio questa cosa. Se no, appunto, è una cosa pericolosa perché è immersiva esattamente come la scrittura e quindi poi finisci per viverci parecchio dentro. E invece giochi di ruolo? Allora, li ho fatti ma pochissimo nella mia vita, è infatti uno dei miei grandi rimpianti, perché non sono mai riuscita a trovare una compagnia con la quale fare, diciamo... Tra l'altro quelli fissi. Sono una grande ispirazione, cioè, ti metto, sì. Anche perché c'è tutto il processo creativo del personaggio, che è una delle cose che ho sempre adorato io, sì. Per esempio. Sì, no, infatti tantissima gente gioca di ruolo, ha cominciato così. Credo che sono stata un'ispirazione per... oddio, mi ricordo il nome, mannaggia. Vabbè, comunque ci sono parecchi scrittori che sono stati ispirati parecchio dal gioco di ruolo, sì. Credo giocasse di ruolo la Murgia. Ah.
Sì, che dice, io ricordo, magari mi sbaglio, ma mi ricordo in qualche intervista lei aveva detto che gli era anche servito proprio arrivare a imparare a raccontare le storie. Sì, ma perché veramente implicitamente ti rendi conto di fare un lavoro che è molto simile a quello del processo della scrittura alla fine, perché ti metti proprio nei panni di un nuovo personaggio e sono personaggi sempre molto articolati, quindi. No, infatti, però appunto il mio grande rimpianto, riuscissi a trovare una compagnia con la quale farlo, perché l'ho fatto pochissimo purtroppo, però quelle poche volte che l'ho fatto mi sono divertita a morire. Adesso gioco a Munchkin, che adoro, Madonna, che Fantastico. cosa meravigliosa, io lo adoro, mi sono presa anche le espansioni perché è troppo bello, è fantastico. Senti, invece per la saga del Dominio, questo nuovo libro, questa nuova saga che non so, sarà una Sì, trilogia. dovrebbe essere una trilogia. E niente, era cominciata con un'ispirazione vagamente fantascientifica anche quella, poi però ha cambiato completamente, perché la prima idea mi era venuta su questo progetto che in realtà è reale, cioè c'è questo progetto, mi sembra, della NASA, ma non ne sono sicuro, forse di un privato, di prendere un asteroide e trainarlo in orbita, non ricordo se intorno alla Luna o intorno alla Terra, per poi studiarlo e prenderne anche i materiali, i minerali rari che ci stanno sopra, che vengono utilizzati per la tecnologia. E io immaginavo che questa cosa andava male, si schiantava l'asteroide e partiva la glaciazione. Poi ho cambiato idea e quindi il Dominio in realtà è una specie di Europa alternativa ambientata nel passato, quindi è una cosa diversa. E poi c'avevo questa idea, volevo raccontare un personaggio cattivo, che è una cosa che torna nei miei libri, perché era l'ispirazione anche delle guerre del mondo emerso, e anche questa è cambiata, però diciamo questi sono stati i primi spunti che ci ho avuto. Quindi l'incipit è sempre il personaggio cattivo, che poi però. Sì, io volevo proprio che Mira fosse cattiva. Ah, dici proprio la Sì, protagonista. esatto, sì. E poi è cambiata, Tra come l'altro è insomma una saprà chi protagonista legge. super femminile, cioè che vuole essere donna all'inizio. Questa cosa Sì. mi ha sorpreso tantissimo perché ricordo quando ho letto anni fa Niall invece è questo, anzi un po' mi rivedevo, lei è questo ragazzino in realtà, assolutamente no donna. Invece Mira è il contrario, però deve avere quell'addestramento che poi in realtà le servirà Sì, questo è uno assolutamente. spunto che mi aveva dato Sandrone, appunto dicendo, ma perché sempre queste vogliono partire a fare i guerrieri? Perché una volta una invece vuole fare una cosa diversa nella vita? Quindi Mira come la immagini, tra l'altro, come un po' lo sviluppo di Mira, come è stata creata Mira. Allora, partita così appunto dal personaggio cattivo, poi volevo un personaggio che fosse il più ruvido possibile. Allora, già Duber era una abbastanza scostante, però secondo me Mira proprio veramente una che vuole starsene semplicemente per i fatti suoi e continua a volerlo fare per ben più di metà del libro. Insomma, per lei riuscire ad aprirsi e avere rapporti con altre persone è una cosa estremamente complicata e alla quale non si vuole nemmeno tanto abbandonare. E poi diciamo la cosa principale è che volevo raccontare questo rapporto malato padre-figlia, che è una cosa che in realtà già emergeva in altri libri precedenti, però qui secondo me proprio esplode anche probabilmente per il fatto che io adesso sono diventata mamma e quindi ho Cioè, capito c'è un tante po' il cose del rapporto. rapporto genitori-figli e il rapporto tra loro due, tra Crabbe e Mira, è una delle prime cose che mi sono venute in mente, cioè lei è nata come personaggio che aveva un legame fortissimo con Crabbe, diciamo loro due sono i primi due personaggi che mi sono venuti in mente, probabilmente addirittura Agrab prima di lei, perché è vero non è il protagonista, però è una figura fondamentale all'interno del libro. E quindi volevo raccontare questo rapporto sempre un po' sul filo, non si capisce se si amano, sono padre e figlia, cosa li unisce, insomma. Ma tra l'altro in questa saga hai aggiunto questa linea thriller che in realtà è molto più possente di quanto uno possa immaginare. Sì, anche questa è andata sempre con le discussioni con Sandrone, tantissime cose mi vengono fuori parlando con lui e con mio marito, sono le due persone che mi ispirano di più. E sì, in realtà era una cosa che avevo vagamente già tentato con I Dannati di Malva, che era questo librettino particolare che era nato come progetto che parlasse dello smaltimento illegale dei rifiuti tossici, e che era stato pubblicato prima per una piccola casa editrice e poi con la Mondadori, che aveva come protagonista un uomo invece che una donna. E aveva questa linea thriller. Però in realtà è nata questa cosa come un'esigenza, perché quando avevo cominciato a scrivere Le lame di Mira inizialmente mi rendevo conto che la trama non aveva un grande impulso, cioè lei veniva mossa da altri obiettivi che non fossero la ricerca della verità su suo padre inizialmente. E quindi in qualche modo non era granché appassionante, me ne ero resa conto, e quindi siccome poi sapevo che lei avrebbe scoperto delle cose circa la morte di suo padre, ho pensato di mettere al centro la trama thriller in maniera tale che trainasse molto di più, e infatti insomma
livello di ritmo mi sembra funzionare parecchio di più così, insomma. Mi sembra abbastanza incalzante. Senti, tra tutte queste cose bellissime, ce n'è una alla quale sei più legata, che ha una storia in particolare? Ma forse la cosa a cui voglio più bene in assoluto è questa qua. Il poster delle Crone del Mondo Emerso, perché è stata una cosa meravigliosa per me. Questo corto che loro, sto gruppo di ragazzi, hanno fatto sulle cronache del mondo emerso, perché loro sono straordinari, sono veramente bravissimi e hanno fatto un lavoro incredibile, cioè quando uno lo vede amatoriale, ma fino a un certo punto, insomma, cioè, c'è il drago che si muove, hanno usato il green screen, è una cosa fatta veramente con tanta passione e tanto amore. E a me piaceva così tanto e sono andata anche a girare una scena con loro. Ah, hai fatto anche dello scrittore. Esatto, faccio questa comparsa e a un certo punto c'è Nial che gira, comunque si trova su YouTube per chi lo volesse vedere, e c'è Nial che gira, che non sa dove andare, non mi ricordo a che punto esatto della storia, ci incontriamo, incontra me, io le indico la strada, poi ci separiamo, quando ci separiamo io mi tiro fuori sul cappuccio e si vede che sono io. È stata una cosa veramente meravigliosa. Allora adesso sono a lavoro su un altro progetto per una storia che hanno inventato loro, però è stato bellissimo seguire tutta quanta la produzione, è stato bellissimo l'anno scorso quando a Lucca l'abbiamo proiettato pubblicamente. Poi lo sono fatto fare con le firme di tutte quante le persone che hanno partecipato, perché poi non sono riuscita a conoscere tutti, ma alcuni li ho incontrati a Lucca l'anno scorso. E, insomma, è stata una delle cose belle che succedono a Lucca. Avresti mai immaginato che di arrivare fino a questo punto, addirittura i fan che fanno un film, un cortometraggio su ciò che scrivi, quindi lasciare così tanto nelle persone? Ma manco nei sogni più proprio, capito, quelli veramente sfrenati. No, assolutamente. Ma la cosa bella è che per me rimane sempre un po' una sorpresa. Ogni volta che incontro qualcuno che mi dice guarda, mi è molto colpita con la tua storia per questa o quest'altra ragione, io sono sempre molto molto bello, anche perché scrivere è una cosa estremamente solitaria. E tra l'altro riuscire a capire se i tuoi libri sono piaciuti o meno restando qua dentro è impossibile, perché certo. Sai le vendite, ok, però le vendite non ti dicono se sono piaciuti o meno. Cercare le recensioni su internet, lasciamo perdere, perché o ci stanno quelli che ti dicono sei un genio, o ci stanno quelli che ti dicono fa schifo. Invece quando incontri la gente dal vivo riesci a capire l'impatto che la tua storia ha avuto su quella persona, che può sembrare niente, ma invece secondo me è tantissimo. Esatto. E quindi per questo mi piace, anche se insomma è un po' faticoso e spesso lo devo fare da sola lasciando qua la mia famiglia, mi piace andare in giro e incontrare i miei lettori, perché appunto mi dà la carica per poi quando mi chiudo qua dentro sulla soletta, a volte al freddo, se soffro sempre il freddo, e scrivo. Tra l'altro io ho notato su internet che c'è questo rapporto molto contrastante, no? su quello che scrivi. Ci sono, è vero, persone che magari ti hanno sempre idolatrato, persone invece che devono star sempre lì a puntualizzare. Tu come la vedi, che trovano sempre, però questo purtroppo succede un po' con tutti, poi soprattutto adesso che i social ti rendono padrone, no, di dire la tua su tutto in modo indiscriminato. Ma quando ero giovane ci rimanevo malissimo, mi ricordo delle volte che sono andata pure a discutere con sta gente, però è inutile, perché innanzitutto poi secondo me col corso dell'andare degli anni ho capito che secondo me lo scrittore non deve intralciare il percorso del libro, cioè tu pensi che sia una schifezza, beh, liberissimo, cioè puoi dire. Certo. Amen. Perché io ti devo venire a dire ma no, secondo me no, cioè i libri o si difendono da soli oppure non c'è bisogno che li difenda lo scrittore. E quindi prima ci rimanevo male, adesso tutto sommato non è un gran problema, anzi devo dire la verità, tutto sommato lo trovo anche una cosa positiva quando succede, perché in genere i giudizi polarizzati sono intorno alle cose che hanno successo che lasciano una traccia. E quelli che piacciono a tutti in genere sono libri che non sono riusciti ad andare abbastanza a fondo probabilmente. Io in genere poi mi ricordo una cosa che mi disse un mio lettore un po' di tempo fa: nemmeno Gesù l'è garbato a tutti. Posso pure accettare che a tanta gente le cose che scrivo non piacciono, insomma. Cioè, allora, voglio dire, l'effetto ho preso 4 al compito di greco c'è sempre, ovviamente, ma quello ce l'ho pure quando parlo con mio marito delle trame e lui mi dice guarda, secondo me questa cosa non va bene, oppure la prima volta che mi arrivano le note di editing, però poi te lo fai passare, fa parte del gioco.
capisci magari anche se magari qui posso migliorare, qui Sì, devo posso. dire che quello con le critiche che trovi su internet, no. Vabbè, no, certo, Però quello no, in con l'editor effetti. assolutamente sì, serve a quello, ma anche parlando con mio marito, che è il mio primo lettore, oppure con Sandrone, quello sicuramente sì. Le critiche su internet è difficile perché oramai Certo. la maggior parte delle cose che uno scrive su internet è per soddisfare un pubblico, ma pure io, cioè, è così. E quindi tu in realtà non sei realmente concentrato tanto su quello che hai letto quanto sul soddisfare il tuo pubblico. Non è vero per tutti, perché ho letto anche delle recensioni, sia positive che negative, che invece c'hanno tante cose che possono essere interessanti, sono delle analisi fatte seriamente. Però io preferisco sempre affidarmi alle persone che mi hanno seguito nel mio percorso, sanno com'è il mio immaginario, sanno come scrivo, le idee che ho in testa e mi possono essere più utili perché mi conoscono più profondamente, perché mi vedono fisicamente mentre lavoro e quindi sanno insomma come funziona la mia testa. Certo, e invece per il futuro, su cosa stai lavorando adesso, se sulla saga del dominio o se su altro, io oggi leggevo su Twitter, riuscirò a scrivere un capitolo. Ho scritto due tragicissimi capitoli di Pandora 3. No, tragicissimo nel senso che succedono delle svolte negative di trama. E quindi sto scrivendo il terzo di Pandora e sono oltre metà perché sono al capitolo 16 e ne dovrebbero essere 26 con prologo ed epilogo, quindi sì, sono un po' oltre metà e dovrebbe uscire ad aprile del prossimo anno. Poi finito quello mi prendo un po' di tempo e poi vado direttamente sul dominio. Quindi adesso ancora per un paio d'anni scrivo Pandora e il dominio perché Pandora dovrebbero essere 4 libri, il dominio dovrebbero essere 3. Quindi adesso diciamo il mio immaginario sta principalmente lì, poi Su magari quello. esce qualcos'altro in mezzo, Quindi per ora è se solo dovessi. quello, non hai altre idee alle quali stai un po' No, macchinando? perché devo dire che sono due esperienze entrambe molto totalizzanti, sia Pandora che il dominio. Mi diverto tantissimo a scrivere, ci sto dentro veramente moltissimo e quindi sono completamente. Cioè le idee nuove ci stanno, ma sempre legate a quelle cose lì. In realtà un po' di tempo fa mi ero venuta un paio di idee nuove, però non è che mi convincono proprio tantissimo, quindi per ora me le sono segnate, poi vedremo, poi magari torno. Le classiche idee che stanno lì un po' a Sì. rimuginare, arrivano la notte. Ti è mai capitato di svegliarti la notte Allora, mi è lì con il capitato, flash? sì, poi però quando mi sveglio completamente mi rendo conto che c'è né capo né coda, cioè mi è capitato proprio recentemente, un paio di settimane fa, ah, bellissimo, questo ci devo fare un libro, una cosa su due sorelle, non so che cacchio facevano, però poi mi sono resa conto che avevo copiato la metà dal colore della magia di Terry Pratchett che stavo leggendo e l'altra metà non c'aveva proprio senso, per cui mi capita e magari mi vengono idee prima di addormentarmi, allora accendo il cellulare e me l'appunto come nota. Però niente più di questo. C'è una serie in questo periodo che stai vedendo che magari ti aiuta o ti porta in realtà in una direzione un po' opposta? Ma quella che mi ispira di più è Vikings, che veramente mi sta piacendo moltissimo. La prima volta che tifo così tanto per il protagonista di una serie. In genere il protagonista invece è Ragnar, devo dire. E poi la Ragnar grandissima è Lagertha, vabbè, proprio lì, la Geralt. È lì si fatta, può io dire niente. l'adoro, Sì, io è un stamattina il mio personaggio primo detto è che. stato la grande, voglio essere Catherine Winnick, che è l'attrice che mette, La perché mia cosa vuoi fare la fantastica. grande. Picchia anche tantissimo, seriamente, perché se non sbaglio è tipo È cintura veramente nera una di valchiria, Dragon. tra Sì, no, l'altro, no, è fantastico. meravigliosa. Fantastico. E quindi quello lì. Poi mi stavo vedendo anche The Young Pope. Verso il quale però ho dei sentimenti ambivalenti, cioè lo continuo a vedere perché è bellissimo da vedere, però mi irrita per certe altre cose. Questo è Strano perché, l'effetto che generalmente suscita un po' Sorrentino in sì, che a me in genere cinema. Sorrentino piace anche perché insomma, La Grande Bellezza è uno dei miei film preferiti. Anche Il Divo mi era piaciuto tanto. Kissing Spee the La Grande Bellezza Place. potremmo discutere un sacco. Lo so, è un altro di quei film e c'è la gente che gli vorrebbe dare fuoco e quegli altri invece, genio, genio! E poi c'era, vabbè, Big Bang Theory, però non, insomma, quello non è tanto fonte di ispirazione, è solo divertimento. Ah, mi sta piacendo tantissimo American Horror Story Roanoke. Va detto che a me mi piace sempre tanto American Horror Story tutte le stagioni, poi chiudono sempre che c'è qualcosa che non Sì, torna è vero. o scende direttamente nel delirio, quindi è possibile che Come la succeda. stagione scorsa, invece questa anch'io, infatti sto aspettando l'ultimo episodio per scrivere l'articolo Ah, conclusivo, ma no, sono io lo sto seguendo su Fox, quindi sto un po' indietro, mi sto ha al 5. strapreso, tra l'altro ha un bagaglio di citazioni cinematografiche che sono pazzesche. Sì, no, Vabbè, Murphy è molto bravo comunque, poi devo dire che a come. me fa anche paura, cioè, Sì, questa questa è fa come paura. Asylum, ti mette quell'angoscia,
quella suspense. Io me la sono vista una volta una sera al da sola giù in dove stava con l'ansia. E ho detto porca miseria, adesso sarà complicato dormire stanotte. Invece no, vabbè, poi ero stanca e mi sono addormentata. Però devo dire che la perla un po' di ansia me l'ha messa, perché appunto mi ero spenta la luce, mio marito e mia figlia dormivano, tutto buio, stavo al seminterrato, in mezzo ai libri, il camino spento, queste cose un po'... E c'era, insomma, avevi creato l'atmosfera giusta per sì, 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 era proprio, perché in genere non lo vedevo il pomeriggio, invece quella volta... Invece Westworld ha creato un bel mondo. Sì, io me la sono registrata, me la devo cominciare a vedere, però adesso... Bella macchinosa, cioè si vede che c'è un po' lo zampino di Nolan, un po' proprio c'era Jonathan, il fratello, quindi è bella macchinosa e... Sì, anche il gioco dei mondi è particolarissimo. L'ho sentito parlare molto bene, infatti me la volevo cominciare a... Quella è una di quelle serie, per esempio, che portano lo spettatore. A me piace tantissimo come fanno anche i libri, lì a ragionare, a perdersi tutto quello che gli intreccia. Stile Lost. Esatto. Praticamente, infatti, sono già partite tutte le i complotti, le teorie, come per Lost. Sì, cioè... io per Lost ero malata, proprio malata. Me lo sognavo la notte. Sperate ancora sull'ultimo episodio. No, non mi è piaciuto. Appunto, c'è proprio. No, mi dispiace, secondo me hanno proprio toppato. Ma era un po', secondo me, si stava perdendo. Ma io credo che sia il problema di tutte le serie. Quando vanno troppo, c'è un momento in cui dovrebbero finire punto e basta. Sì, sì. Perché giustamente anche le leggi del mercato vuole, va bene, quindi continua a ricavarci sopra. Però poi le idee purtroppo finiscono e diventa ridondante. A me è capitato con Dexter, che è una serie che avevo guardato fino alla terza, un po' della quarta. Esatto. Arriva tra la terza e la quarta che si perde totalmente tutto il fattore di novità, di freschezza, anche quella parte più, insomma, molto più creepy che avevano inserito, si perde del tutto. No, infatti io non ho nemmeno finito di vedere la quarta. E questo mi sembrava carina, però boh, non mi sono sentita proprio. No, è vero, cioè non c'è più quel riscatto, quella cosa che ti dice vabbè aspetto una settimana per vedere l'altro episodio. Sì, c'è una sedia che cigola. Insomma, Licia, io ti ringrazio tantissimo per questa super chiacchierata che è stata molto bella, tantissimo per averci ospitato nel tuo mondo che è bellissimo. Tra un po' ruberemo qualcosa lì. Io ho tutto schedato e non l'archivio. Esatto, va bene, insomma. Popolo di Lega Nerd, noi vi salutiamo, qui Licia Troisi, qui la vostra Gabriella, insomma. Ci vediamo alla prossima e leggete la saga del dominio, che le lame di mira sono veramente molto belle. Grazie. Vi potrà sorprendere. Grazie. 42.